Una vittoria che è una dichiarazione politica, il trionfo all'Eurovision Song Contest della cantante ucraina Jamala è una ventata d'aria fresca per Kiev e un colpo duro per la Russia che aveva in Sergei Lazarev il favorito della competizione. Una grande festa all'aeroporto per accogliere Jamala, una folla di decine di giornalisti e centinaia di persone sono venute per acclamare la vincitrice di Eurovision, dice il nostro corrispondente. Il brano con cui Susanna Jamaldinova ha vinto racconta le deportazioni staliniane dei tatari di Crimea, storia con l'S maiuscola, ma anche la storia della famiglia della cantante. È una vittoria di grande significato non soltanto per la Crimea e per i tatari di Crimea, è l'intera Ucraina ad ottenere la comprensione del mondo intero grazie alla vittoria di Jamala, dice il rappresentante dei tatari di Crimea. Ucraina розуміється світом. Il contesto politico, lo scontro tra Mosca e Kiev, l'annessione della Crimea da parte della Russia sono la cornice della vittoria del brano intitolato semplicemente 1944, anno in cui 200.000 tatari vennero deportati dalla Crimea in Uzbekistan. Ha cantato una canzone che racconta le sofferenze che abbiamo subito. Sono molto molto contenta per lei e ho pianto dell'emozione.